Canteremo il primo cantico, Gesù, dolce musica. Inni di lode, sembra il cantico 502. Che musica mio cuore, Gesù, ascolti sempre mio prega, Gesù, quando cado tu sei lì, dolcemente mi rialzi su. Gesù, è così bello amare te. Gesù, solo tu non cambi mai, Gesù, col tuo sangue hai lavato il peccato che era dentro me. Gesù, tu ben presto tornerai. Gesù, la tua sposa rapirai. Gesù, che gran festa lo sarà sempre insieme per l'eternità. Gesù, è così bello amare te. Gesù, solo tu non cambi mai. Gesù, col tuo sangue hai lavato il peccato che era
dentro me. Sì, Padre Celeste, tu che sei il nostro Dio, il nostro Redentore, colui che è morto per noi alla croce del Calvario, per rendere questo momento possibile, per togliere ogni colpa, ogni sentimento di disfatta davanti al nemico, Padre, tu l'hai cancellato tramite la croce del Calvario. È dichiarato, Padre, che ogni cosa è adempiuta, che oggi possiamo camminare la testa alta, non avendo più paura di niente, Padre, poiché tu hai vinto ogni cosa per noi, ci hai reso liberi, ci hai dato, Padre, la capacità e l'opportunità di poter parlare anche oggi senza presumere, poiché tu nella tua grazia sei sceso per aprirci la parola e la Bibbia è diventata un nuovo libro per noi e possiamo sedersi e bere il vino nuovo che tu ci hai dato oggi. Grazie Padre, grazie per questo momento, grazie per i fratelli, per le sorelle, per la tua benignità, per la gioia che tu impartisci nella nostra vita. Lasciamo il domani nelle tue mani, se ci sarà, e sappiamo che tu camminerai con noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Oh, Gesù, lo sarà sempre insieme per l'eternità. Gesù, un dolce musica mio cuore. Gesù, ascolti sempre mio pregare. Gesù, quando cado tu sei lì, dolcemente mi rialzi su. Prendiamo la Bibbia nel libro di Apocalisse. Leggiamo da Apocalisse capitolo 8, dal versetto 6. Leggeremo un po'. Leggiamo un po', Apocalisse 8, dal versetto 6. E i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. E il primo suonò e vi fu grandine e fuoco mescolati con sangue che furono gettati sulla terra. E la terza parte della terra fu arsa. E la terza parte degli alberi fu arsa, e ogni erba verde fu arsa. Poi suonò il secondo angelo, e una massa simile a una gran montagna ardente fu gettata nel mare, e la terza parte del mare divenne sangue. E la terza parte delle creature viventi che erano nel mare morì, e la terza parte delle navi perì. Poi suonò il terzo angelo e cade dal cielo una grande stella, ardente come una torcia, e cade sulla terra parte, e cade sulla terza parte dei fiumi e sulle fonti delle acque. Il nome della stella è Assenzio, e la terza parte delle acque divenne Assenzio. Ok. E molti uomini morirono a cagione di quelle acque perché erano divenute amare con quel spirito che è caduto, quella stella che è caduto nelle acque, seguito, l'acqua sono i popoli. Ok. Poi sono il quarto angelo, e la terza parte del sole fu colpita, e la terza parte della luna, e la terza parte delle stelle, affinché la loro terza parte si oscurasse e il giorno non risplendesse per la sua terza parte, e lo stesso avvenisse della notte.
guardai e udì un'aquila che volava in mezzo al cielo e che diceva a gran voce: guai, guai, guai a quelli che abitano sulla terra a cagione degli altri suoni di tromba dei tre angeli che devono ancora suonare. Poi suonò il quinto angelo e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra e a esso fu data la chiave del posto dell'abisso. Dunque, quell'angelo non aveva la chiave dell'abisso, glielo hanno dato, ok? Ed egli aprì il posto dell'abisso e dal posto salì un fumo simile al fumo di una gran fornace e il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del posto. E dal fumo uscirono sulla terra delle locuste e fu date loro un potere pari al potere che hanno gli scorpioni della terra. E fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il sigillo di Dio in fronte. E fu loro dato non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi, e il tormento che cagionavano era come quello prodotto da uno scorpione quando ferisce un uomo. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno, e desidereranno di morire e la morte fuggirà da loro. E nella forma le locuste erano simili a cavalli pronti alla guerra, e sulle teste avevano come delle corone simili a oro. A oro e le loro facce erano come facce ad uomini e avevano dei capelli come capelli di donne e i denti erano come denti di leone. E ricordatevi che William Branham ci ha predicato che Apocalisse è un libro di simboli e tutti quei simboli devono essere rivelati. Ok. Versetto 10. E avevano delle code come quelli degli scorpioni e degli aculei. E nelle code stavano il loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. E avevano come re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Il primo guaio è passato. Ecco, vengono ancora 2 guai dopo questo. Dunque, il primo guaio è la prima guerra mondiale. Dunque, 1914-1918. Poi il sesto angelo suonò. E udì una voce dalle 4 corna dell'altare che era davanti a Dio, la quale diceva al sesto angelo che aveva la tromba: scioglie i 4 angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Oh, ricordatevi che prima avevano detto agli angeli di non muoversi, ma ora le slegano di non muoversi. Oh, la parola. Poi, versetto 13. Poi il sesto angelo suonò e io udì una voce dalle 4 corna dell'altare d'oro che era davanti a Dio, la quale diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i 4 angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. Parleremo anche dell'Eufrate. E furono sciolti i 4 angeli che erano stati preparati per quell'ora e per quel giorno e mese e anno per uccidere la terza parte degli uomini. E il numero degli eserciti della cavalleria era di 20 migliaia, di decine di migliaia. Io udì il loro numero, ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano avevano dei usbeghi. Usbeghi di fuoco, di giacinto e di zolfo. Siamo al versetto 17. E le teste dei cavalli erano come teste di leoni e dalle loro bocche uscivano fuoco e fumo e zolfo. Da queste 3 piaghe, dal fuoco, dal fiume e
e dallo zolfo che usciva dalle loro bocche fu uscisa la terza parte degli uomini, perché il potere dei cavalli era nella loro bocca e nella loro coda, poiché le loro code erano simili a serpenti e avevano delle teste e con esse danneggiavano. E il resto degli uomini che non furono uscisi da queste piaghe non si ravvidero delle opere delle loro mani, sì da non adorare più i demoni e gli idoli d'oro e d'argento e di rame e di pietra e di legno, i quali non possono né vedere né udire né camminare, e non si ravvidero dei loro omicidi né delle loro mali né della loro fornicazione né dei loro furti. Che Dio vi benedica. Sapete, come lo dicevo, William Branham dice che Apocalisse è un libro di simbolo, simbolico, e tutto è simbolico, che ci vogliono dei profeti per spiegare tutto questo. E come dicevo nella predicazione di domenica, William Branham dirà che quando c'è il maestro, il compositore fa la sua opera, il maestro deve entrare nella stessa sinfonia del grande compositore, altrimenti metteremo tutto da un lato e non riusciremo a vedere. Oh, voi dovete capire che William Branham ha diviso il libro d'Apocalisse in tre parti. Ha detto che da Apocalisse 1 fino a Apocalisse 3 tutto è tutto quello che riguarda la Chiesa gentile. È da Apocalisse 1 fino a Apocalisse 3 è la pienezza dei gentili. Apocalisse 4, la sposa è rapita. Da Apocalisse 4 fino a Apocalisse 19, capitolo 11, non mi ricordo bene, è solo Dio tratta solo con Israele. Là in mezzo non tratta con i gentili, perché la Chiesa gentile è già stata tolta. Poi da Apocalisse 19 fino a Apocalisse 22 è Israele e la Chiesa insieme. Dunque bisogna tenere tutto questo in mente. Dunque, quando i sigilli sono aperti, noi vediamo che la Chiesa è già nel rapimento, è già nella gloria, e qui sulla terra ha corso un grande movimento di grande tribolazione. E voi dovete ricordarvi che William Branham dice che le sette trombe, qui mi sono fermato alla sesta tromba, perché poi prenderemo la settima tromba e lì cercheremo di far vedere qualcosa. Ma qui voglio attirare la vostra attenzione che quando abbiamo iniziato questa cosa, William Branham ci ha detto che le trombe d'Apocalisse hanno suonato sotto il sesto sigillo, e nel sesto sigillo, dal paragrafo 190, William Branham dice: fratelli, vi prego, seguite bene queste cose qua, perché dobbiamo poter collocarci bene nel momento e le stagioni in cui noi stiamo vivendo. Non è un fatto di chiesa, non è un fatto di essere un buon membro di chiesa, di pagare le sue offerte e le sue decime. No, non è questo il problema, ma il problema è di riuscire a capire la stagione che tu stai attraversando. Se tu sei in 2021, ma se stai vivendo come nell'anno 2000, hai un ritardo di quasi 21 anni che tu devi fare attenzione, altrimenti avrai tanti problemi nel tuo cammino. Se oggi, come l'ho sempre raccontato, una volta quando la gente viaggiava, quando si viaggiava, si aspettava una lettera per sapere se la persona è arrivata a destinazione. Negli anni 80, 70, quando qualcuno viaggia per andare in un paese, parte dall'Africa o dall'Italia, da qualsiasi parte, per andare in un altro paese, che prende l'aereo, la persona deve arrivare a destinazione, poi scrive una lettera ai suoi genitori o ai suoi parenti per dire a loro sono arrivato, ma la lettera impiegherà 2 settimane, anche un mese prima di arrivare. È lì che i genitori, gli amici sanno che è arrivato a destinazione. Ma oggi non è più così. Anche già nell'aereo puoi dire siamo qui, puoi dare in tempo reale tutto quello che sta succedendo, perché
la tecnologia. Dio pure avanza con la tecnologia, tutto va avanti, tutto va veloce, tutto era talmente veloce che William Branham dice che se Paolo viene oggi ti troverà in difficoltà, perché per partire da Gerusalemme per venire a Roma hanno impiegato talmente tempo. Ma oggi non è più così, il mondo è talmente cambiato, tutto va veloce. William Branham dice: ho notato solo che sono i figli di Dio che non vogliono andare, vogliono rimanere in una vecchia dottrina di chiesa. William Branham parla di quella signora che il figlio ha preso cura di suo figlio, l'ha fatto studiare, è diventato un grande medico ed è andato a lavorare in India. E quando è andato a lavorare in India, ogni mese il suo figlio gli mandava un assegno e quella signora metteva l'assegno nella sua Bibbia. Quella signora viveva sempre che non aveva niente, ed è la gente, la comunità in cui viveva che gli davano pane, gli davano un po' di riso. Ma un giorno il sindaco ha detto: ma questa signora qui ha un figlio che lavora in India, un grande medico, come mai manca di tutto? Allora il sindaco è andato a trovare quella signora, ha detto: ma signora, ma tuo figlio, ma non ti manda niente? Non ti manda niente dall'India? Dove? Ha detto: sì, ogni mese mi manda una cartolina. Cartolina? Fatti vedere la cartolina che tuo figlio ti manda. E la signora è andata a prendere la sua Bibbia, ha aperto la Bibbia, ha fatto uscire tutte le cartoline e il sindaco ha guardato: ma signora, questo è un assegno che il tuo figlio ti manda, sono soldi. Ma sono soldi? Sì, con questo qua sei ricca, puoi andare in banca, puoi andare a comprare, perché il tempo è cambiato, non è più il tempo delle banconote, ma era il tempo degli assegni. Ma oggi siamo oltre anche il tempo degli assegni. Non si danno più gli assegni, oggi il mondo va veloce. Abbiamo avuto il tempo delle carte. Una volta per mandare soldi a qualcuno deve andare in un negozio di Western Union. Oggi Western Union l'abbiamo sul telefonino. MoneyGram l'abbiamo sul telefonino. Tanti negozi stanno fallendo. Mi ricordo che una volta per chiamare l'Africa dobbiamo andare in un negozio, comprare le schede o per fare tutto questo. Ormai il mondo va veloce. Tante cose stanno... Ma William Branham dice: ho notato che i figli di Dio vogliono rimanere con una vecchia dottrina, o vogliono andare avanti, vogliono rimanere. No, fratelli, dobbiamo andare avanti. Dunque, Branham dice che le sette trombe hanno suonato sotto il sesto sigillo, e noi dobbiamo considerare tutto questo. Ho detto che la Pentecoste ha durato 2000 anni, lo dice William Marion Brown, l'abbiamo letto tante volte. E dopo di ciò viene la festa delle trombe. E la festa delle trombe che noi vediamo nel libro d'Apocalisse, le sette trombe che hanno suonato nel libro d'Apocalisse, che vediamo degli angeli che suonano quella tromba, non hanno niente a che vedere con la Chiesa gentile, ma riguarda Israele, perché è Dio che sta chiamando Israele per venire all'espiazione, per ricevere grazia, per riconoscere il vero agnello di Dio. E sappiamo che il vero agnello di Dio è l'agnello dei gentili, perché l'agnello degli ebrei, che era l'agnello a quattro zampe, non poteva perdonare i peccati. Ma quando il vero agnello di Dio era venuto sulla terra, gli ebrei l'hanno rigettato. Ora, da questa parte della festa delle trombe, che cosa succede? È Dio richiamando ora Israele indietro per avere grazia. E Paolo ce l'ha detto nel libro dei Romani, che mi ricordo, Romani 9 o 10, che dice che Israele sarà richiamato indietro al suo posto. Sarà innestato, non mi ricordo di nuovo, greffato di nuovo al suo posto. E tutto questo va in accordo con la parola di Dio. Dunque, sotto il sesto sigillo, che è il sigillo del giudizio, il sigillo della grande tribolazione, è lì che le sette trombe hanno suonato. E leggeremo ora il profeta. Notate, sesto sigillo, paragrafo 190.
Notate ora, indietro al dodicesimo versetto, notate nessun animale. Quando è sesto, l'agnello ha aperto il sesto sigillo, non c'è nessun animale, nessun essere vivente per chiamare Giovanni viene a vedere. Ma nel primo sigillo c'era un essere vivente, nel secondo c'è un essere vivente, nel terzo c'è un essere vivente, nel quarto c'è un essere vivente, ma quando si arriva al quinto, al sesto, non c'è più un essere vivente che chiama Giovanni. Perché? Branham ci dà la spiegazione di questo nel quinto sigillo. Branham dice, quando il sesto sigillo è aperto, la sposa è già nel palazzo, la sposa è già stata rapita, lo dice nel quinto sigillo. Ok, notate ora indietro, al dodicesimo versetto, nessun animale, quello è il dodicesimo versetto, cominciando sul nostro sigillo, per vederlo aperto, nessun animale, come creature viventi è rappresentata qui, nemmeno come fu sul quinto sigillo, perché questo accade nell'altra parte dell'epoca del Vangelo, nel periodo della tribolazione. Dunque il sesto sigillo, gli avvenimenti del sesto sigillo, questo accade nel periodo della tribolazione. Questo sesto sigillo è il periodo della tribolazione. Questo sesto sigillo è, ecco cosa ha luogo. La sposa è andata. Vedete, non c'è alcuna creatura vivente né niente lì per Dio. È proprio ora. Dio non tratta più con la Chiesa. Essa è andata. Paragrafo 191. Egli tratta con Israele, vedete, questa è l'altra parte. Questo è quando Israele ricevette il messaggio del regno dai due profeti di Apocalisse 11. Oh, voi noterete che i due profeti di Apocalisse 11, li abbiamo definiti come Elia e Mosè, i due. Leggiamo Apocalisse 11, prendete con me Apocalisse 11, che lo voglio leggere. Tanto è un insegnamento. Apocalisse 11, prendiamo dal versetto 3. E io darò ai miei, questi due profeti di Apocalisse 11, di cui parliamo sempre, Elia e Mosè, e io darò ai miei due testimoni di profetare, ed essi profeteranno per 1260 giorni, vestiti di cilicio. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno nel coperto del Signore della terra. E se qualcuno li vuole offendere, esce dalla loro bocca un fuoco che divora i loro nemici. Ho già predicato su Apocalisse 11. Lo potete trovare nelle mie predicazioni su YouTube. Le troverete lì, Apocalisse 11, il dettaglio. Ok? E se qualcuno li vuole offendere, esce dalla loro bocca un fuoco che divora i loro nemici. E Branham dice il fuoco è la parola che esce dalla loro bocca. Ok? E se alcuno offendere, bisogna che si sia uscito in questa maniera. E se hanno il potere di chiudere il cielo, onde non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. E hanno potestà sulle acque di convertire in sangue. Questo lo fa Mosè, l'ha fatto in Egitto. E per questo che vedrete che quando abbiamo letto le trombe, vedete che da una parte le acque sono diventate sangue. Tutto questo riguarda Israele. Leggete le trombe e vedete questo. Tutto va, la scrittura, Dio, la matematica di Dio, la letteratura di Dio funziona correttamente. Ok. Essi hanno il potere di chiudere il cielo onde non cada pioggia durante i giorni della loro profezia e hanno potestà sulle acque di convertirle in sangue, potestà di percuotere la terra di qualunque piaga quante volte vorranno. E quando avranno compiuta la loro testimonianza, la bestia che sale dell'abisso muoverà loro guerra e li vincerà e li ucciderà. E i loro corpi giaceranno sulla piazza della grande città
che spiritualmente si chiama Sodoma, Egitto, dove anche il Signore loro è stato crocifisso. E gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro corpi morti per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che i loro corpi morti siano posti in un sepolcro. E gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali gli uni agli altri, perché questi due profeti avranno tormentato gli abitanti della terra. E in capo ai 3 giorni e mezzo, uno spirito di vita precedente da Dio entrò in loro ed essi si drizzano in piedi e gran spavento cade su quelli che li videro. Ed essi udirono una gran voce dal cielo che diceva a loro: salite qua. Ed essi salirono al cielo nella nuvola e i loro nemici li videro. E in quell'ora si fece un gran terremoto e la 10ª parte della città cadde e 7.000 persone furono uccise nel terremoto e il rimanente fu spaventato e dette gloria al Dio vivente. E versetto 14 dice: e il secondo guaio è passato. Dunque, quando avevamo letto ora in Apocalisse, da una parte abbiamo detto il primo guaio è passato. Il primo guaio è stato abbiamo visto che subito dopo la 5ª tromba, quando è finito la 5ª tromba, ci hanno detto il primo guaio è passato. Branham ci ha detto che il primo guaio è la prima guerra mondiale, dunque 1914-1918. Ecco il periodo della prima guerra mondiale. Ora Apocalisse 11, che si sta parlando di Elia e Mosè, dice: quando hanno finito il loro ministero, la Bibbia dice che il secondo guaio è passato, la seconda guerra mondiale è passata. Dunque, tutto questo è il ministero di Elia e Mosè per chiamare i 144.000, è legato al secondo guaio, è scritto nella vostra Bibbia. È la Bibbia che lo dice. E Branham dice che il maestro, il direttore del canto, deve entrare nello spirito del compositore. Quando io leggevo guaio nella Bibbia, non sapevo che cos'è. Tu e io non sapevamo che cos'è. Ma quando è venuto il direttore che deve ora mettere in atto quello che il compositore ha scritto, ti ha detto: in realtà quella nota che è scritto con S piegato significa questo, questo sotto significa questo. Branham ti dirà che guaio significa le 3 guai. Il primo è la prima guerra mondiale, lo dice nell'opuscolo il marchio della bestia. Il marchio della bestia, il primo guaio è la prima guerra mondiale, dunque l'abbiamo avuto. La 5ª tromba, lo possiamo dare una data. Fratelli, non siamo qui, Dio non lascia, non stiamo presumendo, perché Branham dice presumere è avventurarsi senza autorità, ma oggi noi non possiamo più presumere, non possiamo avventurarsi senza autorità, dobbiamo parlare con autorità. Se voi leggete il quinto, prendiamo un po', sto ritornando un po', in Apocalisse, nove, dove abbiamo letto poco fa che il primo guaio è passato, se qualcuno lo trova che mi aiuta a trovare. Possiamo dare una data, Apocalisse 9, mi sembra, Apocalisse 9, quando il quinto angelo ha suonato la tromba. Lo vediamo ora. Ok, il versetto 12. Se la 5ª tromba, sotto la 5ª tromba, se leggete la 5ª tromba, Apocalisse 9, dal primo versetto fino al versetto 12, quando per concludere
Giovanni ha detto il primo guaio è passato. Ecco, vengono ancora due guai dopo queste cose. Dunque, la quinta tromba, perché Branham, per predicare queste cose qua, ha dovuto prendere la storia, ha visto gli avvenimenti e le ha letti con gli occhi profetici. Dunque, il primo guaio, possiamo dare una data, 1914 e 1918. È Dio che sta muovendo gli scacchi, non so, per quelli là che giocano, sanno giocare la dama, bisogna muovere, come si chiamano le cose della dama? Le pedine. È Dio che stava muovendo le pedine per adempiere la sua parola. Quando, dove è stato ucciso quel principe che ha iniziato la prima guerra mondiale? Sarajevo. Quando un principe fu ucciso in Sarajevo, è Dio che stava smuovendo le sue piedine per adempiere la quinta tromba. Dunque, la quinta tromba possiamo dare una data, fratello. Non presumiamo più, non aspettiamo. Non aspettiamo più. La quinta tromba possiamo dire, perché il primo guaio è passato. Vengono ancora due guai dopo questo. E Dio che si sta muovendo così. Ah, un uomo è uscito un giorno, ha sparato su un principe. Ah, la gente poteva pensare che è qualcosa che è successo così. Poi qualcuno si è arrabbiato, ha sparato qua. Un paese è alzato con questo. È Dio che stava adempiendo la sua parola. Come ho sempre detto, che il mercante di schiavo che ha comprato Giuseppe, lui stava facendo commesso. Ma noi oggi, dopo l'apertura dei sigilli, possiamo capire che quel mercante è Dio che stava spostando le sue pedine per far adempiere la promessa che aveva fatto Abramo. Dunque, il primo guaio è finito qui. Il secondo guaio è Apocalisse 11. Dunque, gli avvenimenti, la sesta tromba, il seguito della sesta tromba, fino a Apocalisse 11, è la fine, e lì è Mosè, secondo guaio, 1939-1947. Tutto questo è Dio che si sta muovendo questo. E per questo che ho detto, fratelli, ascoltate il sesto sigillo, perché là dentro William Branham dice, è il sigillo di lì è Mosè. Leggiamo qualcosa qui, ho ancora una decina di minuti e mi fermo. Voglio prendere qualcosa nella festa delle trombe, che leggiamo un po' nella festa delle trombe. No, la festa delle trombe qui. Ok, dal paragrafo 152, leggiamo un po'. Voglio leggere un po' tutto questo. Ora notate, sono qui, paragrafo 152. Ora notate, una tromba suonava e per questa era per raccoglierli insieme. Ora la prima tromba suonò, grandine, sangue e fuoco furono gettati sulla terra, proprio esattamente come avvenne in Egitto, preparando per chiamarli per il giorno dell'espiazione. Vedete, essi rigettarono la vera espiazione. Israele aveva rigettato la vera espiazione. Quando Pilato è uscito, ha detto a loro, ma è vostro re, lo volete uccidere, il re dei giudei? No, lui non è nostro re. Hanno rifiutato Gesù e hanno scelto Cesare. Allora hanno detto che il suo sangue cade su di noi e sui nostri figli. Allora hanno rigettato l'espiazione, hanno venduto il vero agnello, hanno preso Giuseppe, l'hanno consegnato ai gentili. E là dal popolo dei gentili è diventato un personaggio importante Giuseppe. È diventato una personaggio importantissimo. Ok? Ora notate, una tromba suonava e questa era per raccoglierli insieme. Ora la prima tromba suonò. Grandine, sangue e fuoco furono gettati sulla terra. Ricordate che Mosè l'ha fatto in Egitto fisico,
Ora lo sta facendo nell'esercizio spirituale, cioè nel mondo intero. L'ha già fatto, non è che lo farà. Ok? Perché possiamo determinare le date ora. Ok? Ora notate, una tromba suonava e questa era per raccogliere insieme. Ora la prima tromba suonò, grandine, sangue e fuoco furono gettati sulla terra, proprio esattamente come avvenne in Egitto, preparando per chiamarli per il giorno dell'espiazione. Vedete, essi rigettarono la vera espiazione e questi anni sono stati prolungati fin qui. È stato l'anno di Pentecoste. Vedete, ora il suono per i giudei viene dopo. Quando loro hanno rigettato l'agnello gentile, dal giorno della Pentecoste fino 1906-1956, è stato l'anno dei gentili, 2000 anni. È andato avanti, dall'anno 33 fino al 1956-57, è l'anno dei gentili. Dio ha finito con i gentili, Dio chiude. Abbiamo letto l'altra volta, dove fratello Brown dice, quando c'è l'abbondanza di lingue, è un'ulteriore prova che i tempi dei gentili sono passati. Non è che passerà, ma sono passati. Ok. Leggiamo dal... Ora scendiamo. Paragrafo 154. Ricordate, ogni tromba suonò sotto il sesto sigillo. Solo allora suonò. Notate ora esattamente la continuità della scrittura. Ok, voglio della scrittura. Esattamente la stessa cosa. Sotto la settima tromba è per Israele, lo stesso come il settimo sigillo fu per la Chiesa. Tornerò lì dopo per presentarvi Giuseppe. Troviamo sotto il settimo sigillo che quando queste anime che si trovarono sotto l'altare, scendiamo un po', voglio... Ok, paragrafo 156, perché torneremo sulla grande tromba dopo. E quando Hitler e gli altri perseguitavano i giudei e compirono le cose che fecero sotto questo, guardate, loro, Stalin, Hitler e tutti quei dittatori erano sorti. Se ne avessimo il tempo per riesaminarlo, per qualche nuovo arrivato, ma lo abbiamo percorso. Sotto quella stessa epoca che c'era stata in Germania e tutte le altre nazioni, i giudei si sono sparsi per tutta la terra, ma negli ultimi 20 anni là era sorta un'accanimenta persecuzione contro i giudei. Contro i giudei sono stati, 157, sono stato là fuori, negli antichi luoghi dove bruciavano i loro corpi e li cremavano e usavano le loro ceneri per fertilizzare il terreno. Bambini giudei e donne e tutto, poi cercano di negarlo. Portateli lì fuori e mostrate loro dove è stato compiuto. È stato un accanimento, una canita persecuzione contro Israele, perché è stato il tempo di chiamarlo ora indietro all'espiazione. Vedete? È stato un accanimento. Quello che Hitler, Mussolini, Stalin facevano è stato un accanimento, una canita persecuzione contro Israele, perché è stato il tempo di chiamarlo ora indietro all'espiazione per riconoscere Giuseppe, per riconoscere il vero agnello. Esso è ancora sotto l'espiazione di un agnello naturale. Qua è ancora fino a che ritornano sulla loro terra per riconoscere l'agnello di Dio. Erano sotto l'agnello naturale. Ma ora i 144.000 riconoscono Gesù come il vero agnello e fanno il battesimo nel nome di Gesù Cristo e credono nel messaggio di fratello Branham. Dimostreremo tutto questo. L'abbiamo predicato tante volte, ma insisto sopra. Ok? Il vero agnello di Dio è l'espiazione. Ed esso lo ha rigettato. E il sangue è stato su di esso sin da allora. Notate, preparando il popolo. Quanto sono perfetti dunque
la settima tromba e il settimo sigillo, perfettamente insieme la persecuzione dei giudei. Ora, la festa delle trombe, 59, seguite, è bello leggere il profeta. Fate attenzione, in Apocalisse, al nono capitolo e il tredicesimo versetto, ora notate molto attentamente, sotto la sesta tromba, Apocalisse 9:13, sotto la sesta tromba, fate attenzione, c'erano 200.000 cavalieri che erano stati legati nel fiume Eufrate, perché è stato detto all'angelo di slegare quelli là che sono fiume Eufrate. Eufrate, Branham ci ha detto che cosa è fiume Eufrate. Perché quando parliamo del fiume Eufrate, la gente pensa all'Iraq e guardano il fiume Eufrate di Saddam Hussein lì. Parleremo dell'Eufrate e vedete che l'Eufrate è già a casa vostra. Ok. Versetto 159. Oddio, il tempo corre. Fate attenzione, in Apocalisse, al nono capitolo, il tredicesimo versetto. Ora notate molto attentamente. Sotto la sesta tromba, Apocalisse 9:13, sotto la sesta tromba, fate attenzione, c'erano 200.000 cavalieri che erano stati legati nel fiume Eufrate, che furono liberati sotto la sesta tromba. Ora, non c'era 200.000 cavalieri nel mondo, ma là c'erano 200.000 cavalieri. Notatelo, voglio che ne prendiate nota, così potete leggerlo. William Branham dice, la festa delle trombe l'ho predicato, ma dice nelle domande e risposte, so che quando un ministro lo prenderà, ne porterà meglio il dettaglio. Ok. Ora, non c'erano 200.000 cavalieri nel mondo, ma là c'erano 200.000 cavalieri. Notatelo, voglio che ne prendiate nota, così potete leggerlo. Non erano cavalli naturali, essi allitavano fuoco e avevano pettorali di diaspro e avevano code, e l'estremità della coda sembrava come un serpente. Una testa di serpente sulla sua estremità che morde, vedete? Erano cavalli spirituali, diavoli spirituali, destieri che erano stati legati nell'Eufrate tutti questi anni. Diavoli soprannaturali. Cos'era? Il vecchio impero romano che nasceva, che rinasceva. Vedete, quei spiriti sono gli spiriti dei romani che avevano distrutto Gerusalemme sotto Tito. È lo stesso spirito che si è svegliato e ha preso il corpo. Sono entrati Hitler, Mussolini e Stalin, tutti Eichmann, tutte queste cose qua. È lo stesso spirito. Seguite il vostro profeta. Il profeta ha ragione e ha sempre lui ragione. Solo che noi che siamo anche nel campo, come dicevo l'altra volta, perché ho detto che quando Gesù è stato seppellito, se produceva solo William Marion Branham, ha fallito il suo ministero. Non doveva produrre solo un Branham, no. Perché un grano si è seppellito e produce solo un altro grano. È un grano fallito. Non ha funzionato. Ma ne produce altrettante, grande. E Gesù l'ha detto nella Bibbia. Per vedermi dovete aspettare che io cado in terra e poi ne produrrò bianchi, neri, gialli e là mi conoscerete meglio. E come lo dicevo, le primizie sono state portate prima in atto, ma le primizie non possono nutrire tutto il popolo, no. Perché il grano che è nel campo verrà e il popolo andrà a comprare. Anche io sono un prodotto della caduta di Gesù in terra e sono uscito come un grano che è uscito da Gesù. Ok. Non erano cavalli naturali, essi allitavano fuoco e avevano pettorali di diaspro e avevano code e l'estremità della coda sembrava come un serpente, una testa di serpente sulla sua estremità che morde, vedete? Erano cavalli spirituali, diavoli spirituali, destieri che erano stati legati nell'Eufrate tutti questi anni. Diavoli soprannaturali. Cos'era? Il vecchio impero romano che rinasceva.
la persecuzione dei giudei, erano stati legati per quasi 2000 anni al fiume Eufrate, non possono attraversare fino alla terra promessa, una setta religiosa. Parleremo dell'Eufrate, vi faccio vedere l'Eufrate, è già a casa vostra. Vi dimostrerò chi è l'Eufrate oggi, dove sono stati legati questi diavoli per quasi 2000 anni, nell'ipocrisia, poi dopo sono stati slegati. Branham ne parla anche nella festa delle trombe, l'opuscolo è dentro, solo che dovete lasciare che i vostri occhi unti lo vedano. Se non avete gli occhi unti non lo vedrete, sarà una letteratura per voi, diventa formalismo, sedersi e ascoltare senza percepire, senza capire, perché bisogna capire, perché bisogna vedere, perché Branham dice vedere significa capire. Non possono attraversare fino alla terra promessa, una setta religiosa che cercava di andare dall'altro lato. L'Eufrate, sapete, attraversava l'Eden, ma erano legati lì 200.000 diavoli di persecuzione. E notate cosa accade sotto quella sesta tromba: e si furono liberati sui giudei, la persecuzione dei giudei, diavoli soprannaturali. Quasi 2000, poi liberati da Stalin, Hitler e giudei. Branham ci ha insegnato nell'opuscolo la più grande battaglia mai combattuta, che uno spirito, il diavolo, è inoffensivo finché non trova un corpo. Ora, quando sono stati legati, slegati, allora hanno trovato dei corpi per accoglierli, Hitler, Stalin, e quegli spiriti avevano l'odio verso il popolo, perché Tito aveva l'odio verso Israele, verso i giudei, e quello stesso odio è entrato in Hitler e il suo gruppo per adempiere una parola, per adempiere la sesta tromba. Ok? E notate cosa accade. Sotto quella sesta tromba, essi furono liberati sui giudei, la persecuzione dei giudei, diavoli soprannaturali, quasi 2000 anni, poi liberati su Stalin, sui giudei, poi liberati da Stalin, Hitler sui giudei, voi dite bene, quelli non sono i romani, è lo stesso spirito, compirono le stesse cose che compirono i cristiani negli antichi giorni pagani di Roma. Ora osservate l'Israele naturale e la Chiesa spirituale. Ora, mentre lo separiamo qui, vennero liberati sui giudei. Che Dio vi benedica, ci fermiamo qui, andremo avanti la prossima volta. Vedete la sesta tromba, gli spiriti che sono sui fiumi Eufrate sono stati liberati per colpire i giudei. Sappiamo che questo avvenimento, la sesta tromba, possiamo anche dare una data. La quinta tromba possiamo dare una data. E possiamo dire che lì è Mosè, il sesto sigillo. Quando Apocalisse 11 l'ha legato al secondo guaio. Fratelli, non possiamo più presumere, perché presumere, come l'ha detto fratello Branham, prendendo il dizionario Webster dice presumere significa avventurarsi senza autorità, ma oggi non possiamo più avventurarsi senza autorità, perché la parola è aperta, abbiamo tutto, tutto è aperto davanti a noi. Che il Signore Gesù Cristo vi dia la sua benedizione. Anch'io.